Siete? Ci siamo? Buongiorno, non ve lo aspettavate, e neanche io in verità, ma poi ho pensato che sareste stati veramente male se non vi avessi salutato. Ci sono alcuni di voi che proprio ci tengono, scrutano il computer in attesa della mia presenza. Alcuni amici che non mi fanno mai mancare i loro commenti. E quindi eccoci qua. Allora, saluti e consigli. Saluti perché sabato la libreria chiude, per il mio meritato riposo e soprattutto per quello di tutti quelli che ogni giorno lo permettono di essere aperti e a vostra disposizione. E si riapre lunedì 29 agosto. Quindi è anche per la seconda parte, appunto, quello dei consigli, è anche uno stimolo a utilizzare questi ultimi 2 o 3 giorni per un acquisto qui in libreria, oppure in questo momento sono partiti dei pacchi per clienti che le avevano chieste e non potevano passare qui in libreria. Anche da questo punto di vista potrebbe essere una soluzione. Diciamo che fino a sabato mattina noi siamo in grado di spedire. Per Napoli chiaramente, quindi se avete delle vostre suggestioni personali, qualche cosa che vi siete lasciati sfuggire per il passato o qualcosa che adesso da questi consigli dovesse solleticarvi in modo particolare, sappiate che potete anche farveli spedire a casa. Certo, se voi passaste qui in libreria, sarebbe il massimo, sapete che sareste accolti con le fanfare. I saluti li ho fatti all'inizio ad alcuni amici ed erano saluti ironici, mentre invece quelli che faccio con estremo piacere sono ai miei fan più affettuosi, le mie fan Rita, Tina, e poi anche Francesco dalla Sicilia che ci segue sempre con tanto affetto e che aspettiamo, sempre qui da noi. E poi tutti quanti gli altri, quelli che bene o male mi seguite sempre. Se, approfitto anche per salutare Rosaria, Maria Rosaria Corrado, che da lontano mi supporta con i titoli dei libri, con i numeri di telefono e quant'altro. Se per caso oggi non fosse presente, il numero di telefono per chiamare in libreria è 081 578 0421. E che cosa dirvi più? Niente se non potete anche approfittare di passare qua domani pomeriggio, domani sera quasi alle 19. Io ci sto collaboro con una delle persone che più hanno dato a Io ci sto in questi anni dal punto di vista artistico. Sono tante, adesso ho paura a nominarle. Ci provo sperando di non creare diciamo malumori, ma Rosaria De Sicicco, Sergio Savastano, Marcello Vitiello, Tina Fremiano, Patrizia Grimaldi, ce ne sono veramente tanti, 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 e tra questi lei, Francesca Curtigiardina. Domani presenta il suo ultimo singolo inedito. E ha voluto farlo qui in piazzetta Masurro. Noi le daremo un supporto logistico e tanto tanto affetto e spero che ci siano anche tanti di voi. Dopo, visto l'orario, ci sarà anche un aperitivo al bar centrale. Quindi abbiamo fatto anche il lancio di questo piccolo evento musicale che veramente può essere a rivederci a settembre per tante altre cose belle che ci saranno e che stiamo preparando, come sempre, inarrestabili in questi giorni. Pippone finito. Allora, i consigli di questa settimana sono consigli al di fuori delle novità, anche perché chiaramente le novità in questo scorcio non escono, in questo scorcio di anno non escono. A settembre avremo decine e decine di belle cose. Però è anche un ripassare su quello che è stato bene o male questi 8 mesi di
di presentazioni e di novità e di consigli. E quindi, bene o male, è una scelta, un'antologia, è qualcosa che va fatto perché se do dei consigli di solito sono a ragion veduta e sapete che anche in libreria non è che lo faccia tanto spesso. Ho un altro modo di intendere il mio ruolo in libreria e quindi. Se lo faccio veramente in amicizia, come considero questo appuntamento, un appuntamento tra amici e in amicizia. Basta pipponi e cominciamo subito. Non si può non cominciare come cominciamo nel 90% delle nostre presentazioni con un libro di Pasqualino Langella, Langella Edizioni, però questa volta sono andato un po' indietro perché è anche, diciamo, in preavviso del prossimo Natale, semmai ce ne fosse bisogno, soltanto per quanto riguarda il titolo, chiaramente. E quindi Nino Leone, Gli Stufoli di Aristofane, per edizioni Langella. E ripeto, qui il discorso è quello di sei racconti che sono di una godibilità unica, adattissimi a un momento di relax durante le vacanze, ma anche con dei puntuali riferimenti dal punto di vista storiografico. Quindi vi assicuro che vi piaceranno, vi divertiranno e scoprirete, se non l'avete fatto ancora, se fosse così non sarebbe una cosa bella, scoprireste le edizioni Langella, che oramai sono lanciate nel panorama editoriale napoletano. Non si tratta più di esperimenti, si tratta di un catalogo che comincia ad avere un suo peso. Pasqualino è presente in tutte le manifestazioni più importanti, sia napoletane che italiane. L'ultima è stata il Salone di Torino, e quindi una manifestazione il top del top da questo punto di vista. Prossimamente, nelle nuove manifestazioni e saloni che ci saranno a Napoli, lui sarà presente con tutte le sue edizioni e le sue collane. In questo caso io vi consiglio caldamente questo di Nino Leone, che è un grande amico, anche io ci sto, sono un paio d'anni che cerchiamo di organizzare una serata di ricordi con Nino Leone, che significherebbe una nottata, perché se Nino comincia tra ricordi, chitarra, musica e parole, la nottata passa facilmente. Quindi potrebbe essere una sera di mezzo autunno da preparare, oppure di fine estate. Io glielo propongo sempre, se riusciamo a scalzarlo dal suo buon ritiro, e capisco anche perché non si muove, perché è un posto meraviglioso, probabilmente riusciremo a fare qualcosa del genere. Casomai leggendo anche qualcosa di questi Struffoli di Aristofane. Considerate questi consigli anche come una proposta di regalo per qualche amico dal quale volete farvi ricordare in modo piacevole. Continuiamo su questo versante. Questo non ho avuto il tempo di presentarlo perché diciamo, è capitato per un paio di volte, 2 o 3 volte, che i consigli non ci siano stati e quindi non ho avuto tempo di presentare questo di Armando Guarino, Ben Mussà, Il bambino nello specchio, per Edizioni Santanelli. È un libro che già sta facendo parlare di sé, presentato e selezionato per diversi premi. La storia di una famiglia che aggiunge alle sue dinamiche interne anche quella nuova di un bambino maliano che arriva in questa famiglia e chiaramente scatena una serie di dinamiche che sono narrate in maniera attenta e tra l'altro Armando Guarino ha una bella capacità di scrittura e di coinvolgimento. Quindi anche questo qui per Santelli Editore,
è un consiglio dato a ragion veduta. Armando Guarino, Ben Mussa, Il bambino nello specchio, o Ben Mussa. Non può mancare l'antologia di Saverio di ogni anno, e quella di quest'anno si chiama Una notte in giallo, e i protagonisti sono i migliori della scuderia Saverio, tutti quelli che vi aspettate: Alaimo, Longo, Malvaldi, Manzini, Recami, Robecchi, Savatteri, Stassi. Quindi loro, gli autori, e i loro personaggi, quelli che vi piacciono e che vi solleticano in modo particolare durante tutto l'anno. Qui per una lettura estiva, romanzi brevi o raccontoni, come li chiamo io, Una notte in giallo, Sellerio Editore, per la vostra estate. Adesso sono consigli di libri che mi dispiace, se non li avete letti per il passato, vi dovete dare un pizzico sulla pancia e leggerli, perché non possono mancare. Le novità hanno il sapore appunto del nuovo, della curiosità e così via, ma questi che vado a presentarvi adesso sono libri che non dovrebbero, facciamo così, diciamo semplicemente non dovrebbero mancare nella vostra cultura bibliografica. Anche perché possono fare anche da metro di paragone, non so fino a che punto poi sarebbe una cosa giusta nei confronti della letteratura attuale, di molta della letteratura attuale, e mi fermo qui. Assolutamente Nicola Pugliese, Malacqua è un cult della narrativa napoletana, una città vista in maniera differente, 4 giorni di pioggia a Napoli, che forse alcuni di noi si augurerebbero in questo periodo afoso, ma 4 giorni che preparano e aumentano l'attesa di un avvenimento che è poi straordinario, che tutti quanti aspettano con ansia e con timore. Nicola Pugliese, forse esistono autori da un solo romanzo. Nicola Pugliese ha scritto anche altro sicuramente, ma questo è l'estratto doppio concentrato della bellezza della narrativa. Di più non riesco a dirvi, se non che il primo che lo lesse fu Italo Calvino, e lo volle assolutamente pubblicare per Einaudi, e poi a Napoli è stato pubblicato da Tullio Pironti, e sapete quanto Pironti in quegli anni fosse veramente il faro dell'editoria napoletana. E infine adesso viene riproposto da Bompiani in questa edizione, e vi assicuro che ne vale sicuramente la pena. Vi ripeto, questi sono consigli, questi prossimi che vi darò sono più che consigli, ordini del libraio. Poi prendetela come volete e continuate a leggervi gli ultimi usciti dei vari scrittori italiani, però qualche cosa vi manca e vi mancherà. Come per esempio questo, su questo non devo dire proprio niente: Raffaello La Capria, ferito a morte. Se qualcuno di voi ancora non l'ha letto, questo è il momento giusto. In libreria lo trova, c'è, ed è un libro che assolutamente va letto per capire come si scrive un libro. Forse questo forse sarebbe anche un consiglio per tanti di quelli che stanno scrivendo, stanno cominciando a scrivere, stanno per pubblicare, vogliono pubblicare, non vengono pubblicati e meno male, e così via. Quindi Raffaele La Capria, ferito a morte, tra il 43 e il 54, 10-11 anni della vita di questo protagonista, Massimo De Luca, tra Napoli e Roma, e vi assicuro che ferita a morte sarà la vostra anima dopo averlo letto questo libro. E questo è un altro di quei misteri della letteratura italiana, della narrativa, per i quali bisognerebbe veramente fare un'indagine parlamentare. Perché Antonello Ostorio,
e la mammana non sono considerate come uno dei capisaldi della letteratura italiana del Novecento. È uno dei libri più belli che sia stato scritto, uno dei libri con uno dei personaggi femminili più forti. Lucina la Mammana è uno di quei personaggi che non si dimentica. Tra l'altro è un romanzo storico, a cavallo dei fatti del 48, del 1848 a Napoli, una scrittura incredibile. Stranamente, un'altra delle cose stranissime, qui esce una novità e dopo 2 giorni viene tradotta anche in indonesiano. Il romanzo di Antonello Storio non è mai stato tradotto. Io vedo in questo una certa miopia da parte dell'editore, che non è l'ultimo venuto, trattandosi di Einaudi, che continua però da anni e anni e anni a ristamparlo questo romanzo, quindi dovrebbe anche rendersi conto che se lo si stampa è perché c'è una richiesta continua, costante, e noi, a parte l'affetto e l'amicizia per Antonella, su questo mettiamo volentieri la faccia e la firma e tutto quello che volete voi. La mammana va letto. Vi ho detto, questi più che consigli sono ordini del libraio, così come vi consiglio, siete ancora in tempo, voi che siete lettori forti, a iscrivervi al Premio Strega come giudici, come lettori, e per leggervi la terzina della narrativa. Io direi anche di non leggere la terzina della narrativa e di leggervi solo questo di Titti, e anche di non leggere, se volete, quello di Titti, almeno venite a comprare. Però come lettori dello Strega, il libro vi arriverà a casa. E allora facciamo semplicemente così: votate per il libro di Titti. Per il libro di Titti Marrone, Se solo il mio cuore fosse pietra, narratori Feltrinelli. Chi di voi non l'ha ancora letto, lo leggesse, chi ritiene di poter anche, e gli faccia piacere, essere tra i giurati del Premio Napoli, è molto semplice, c'è un link che vi riporta a un questionario da riempire. E potete entrare in questa giuria del Premio Napoli. Titti Marrone, Se solo il mio cuore fosse pietra. E parlando di amici, di Io ci sto, amici personali, parlando del Vomero e così via, le madri non dormono mai, di Lorenzo Marrone. Anche questo è un romanzo che ha un forte sostrato sociale. Vi accenno soltanto al problema dei bambini carcerati, nel senso che sono con le mamme che sono detenute e non sono in strutture adeguate. Un paio di giorni fa è passato di qui Paolo Siani, diciamo molto amareggiato per la fine di questa legislatura, perché ha bloccato al Senato la legge da lui proposta proprio per migliorare la situazione di questi bambini nelle carceri, e tanto è vero che la legge alla Camera è passata proprio il giorno che noi abbiamo presentato il libro di Lorenzo a Oddiana con un certo successo, diciamo. Leggetelo perché la storia è bella, intrigante, è un romanzo che tra l'altro apre un orizzonte abbastanza triste e risolto, perché adesso la legislatura è finita e chissà quando si riuscirà a ripresentare la legge. Un poco di giallo anche per ricordarvi, e che non ve lo dimenticherete mai, che Io ci sto è tra gli organizzatori del Festival del Giallo. Probabilmente da settembre ricominceremo a parlarne con gli altri organizzatori, con Ciro Sabatino che ne è il direttore artistico, sperando di poter organizzare la seconda edizione, e chiaramente dalla seconda edizione ci si aspetta sempre
qualcosa di più, non so cosa si potrà fare di più di quello che abbiamo fatto nella prima, ma sicuramente ci proviamo. Ed è l'occasione anche per presentarvi questo volume di Rizzoli, dove ci sono 5 autrici che sono state tutte quante alla prima edizione del festival. Gabriella Genisi, Marilu Oliva, Mariolina Venezia e Grazia Grasani per Le Invisibili. Un modo diverso di vedere il noir, diciamo, dall'altra parte del cielo, così come si dice, dal pianeta donna, e donne che hanno a che fare con il delitto, sia come vittime che come colpevoli che come indagatori, quindi un mondo diciamo visto nei colori del giallo e del noir. Le Invisibili, le autrici già ve le ho dette, e sicuramente qualcuna di loro, se non tutte, saranno anche alla seconda edizione del Festival del Giallo Città di Napoli, oppure come stiamo cominciando a chiamarlo tra di noi, o Festival. Come è stata con noi Cristina Cassar Scalia, e io vi consiglio questa Carrozza della Santa, perché i personaggi oramai, Vanina Guerrasi e i suoi coprotagonisti, hanno raggiunto diciamo l'autonomia, così come dice qualcuno, per cui sono loro a raccontare la storia all'autore, in questo caso all'autrice, e non viceversa, e quindi scopriamo ancora come si evolvono le vite dei personaggi di Cristina Cassar Scalia. La Carrozza della Santa, edita da Einaudi. Qui siamo a metà tra la marchetta per una amica e il consiglio di lettura di un libro comunque che era presente al Festival del Giallo e anche degno di essere letto, perché personaggi che si stanno formando, sono già abbastanza formati, proprio l'ispettore Proietti, la location è Roma. Omicidio alla Garbatella di Juana Troncanetti, soltanto il fatto che ci sia la prefazione di Andrea Cotti dovrebbe darvi le indicazioni sulla qualità del volume, per Fratelli Figli Editori. Leggetelo, parlatelo, recensitelo, perché Juana vi risponderà e instaurerete con lei una splendida amicizia fin quanto riuscirete a sopportarla. Omicidio alla Garbatella, un nuovo caso per l'ispettore Proietti, per Frilli Editore. E finisco, non l'ho fatto mai in questi anni, non lo faccio mai, è l'autore che vendo di più in libreria e che mi è più vicino anche dal punto di vista dell'affetto e dell'amicizia, però è un modo per salutarlo e aspettarlo qui a firmare ancora delle copie per voi e per tutti quelli che lo amano e lo aspettano. E quindi vi ricordo l'ultimo in ordine di tempo dei libri di Maurizio De Giovanni, Un volo per Sara. Ripeto, è un modo per salutare anche Maurizio, per dirgli arrivederci a presto e soprattutto, come gli dico sempre, fa' bravo. Io avrei finito, non credo che sia il caso di ripetere all'indietro tutto quello che vi ho detto, sono libri che conoscete, che molti di voi hanno amato, quindi possono farne un regalo, qualcuno di voi non ha letto, si facesse incuriosire, siamo qui fino a sabato mattina, se volete venerdì sera c'è questo piccolo evento di Francesca Curti Giardina che merita sicuramente perché sarà col fresco verso le 19, dopo ci sarà un aperitivo
visto l'orario al bar centrale, insomma, sarebbe anche l'occasione per vederci prima della chiusura estiva e quindi se poi non ce la fate proprio, vi ripeto, potete telefonare in libreria e ordinare qualcuno di questi libri. Va bene? Allora noi ci vediamo a settembre sicuramente e un saluto, tanto sole e tanti libri a tutti quanti voi. Ciao!